a dicembre del 2023 le concessioni balneari verranno messe al bando, verrà fatta una gara in rispetto appunto della direttiva Bolkestein. Si ha certezza di questa notizia da qualche mese e so che c'è grande fermento tra voi balneari per quello che accadrà. Ci spiega un po' cosa è successo negli ultimi mesi, da quando appunto si è avuta la certezza e che cosa comporterà per tanti imprenditori, tante famiglie che vivono di questo da anni, perché in tutti questi anni appunto non ci sono mai state, c'è stato un rinnovo e quindi le concessioni sono rimaste sempre in capo alle stesse famiglie che ne hanno ricavato un reddito principale. Sì, grazie Paolo, grazie per questa opportunità che ci date di portare avanti le nostre istanze e la nostra voce. Sono il titolare del Lido Conchiglia di Pestum, un lido che ha 50 anni di storia, quindi è dal 69 che la mia famiglia gestisce questo stabilimento sul lungomare pestano, e da pochi mesi c'è stata una sentenza del TAR che ha ribaltato quelle che erano delle mezze certezze che il governo ci aveva dato nel 2018, ovvero ci aveva dato la possibilità con una legge del 2018 di poter prorogare le concessioni di 15 anni al 2033. Questa legge dello Stato italiano, quindi una legge regolarissima con il quale poi diversi comuni avevano iniziato a muoversi in questa direzione e quindi avevano iniziato il rinnovo delle licenze, è stata messa in discussione dal TAR pochi mesi fa, che ha stabilito che quella legge non era dal Consiglio di Stato, ha stabilito che quella legge sia invalida. Quindi cosa è successo? È successo che le nostre certezze sono venute meno, nonostante l'orizzonte temporale non fosse come eravamo abituati dai nostri nonni o dai nostri padri, ma comunque 15 anni era un periodo sufficiente per poter stimare investimenti e diciamo avere una visione di medio-lungo periodo. Tutto questo viene messo in discussione e al 2023, come ha detto giustamente, le nostre concessioni sembrerebbero non valere più, quindi al 1 gennaio 2024 dobbiamo andare all'asta. Ad oggi purtroppo dobbiamo dire che non abbiamo nessuna certezza, non sappiamo queste aste come saranno, non sappiamo se ci saranno previsti degli incentivi o degli accompagnamenti all'avviamento commerciale che abbiamo creato in questi anni. Navighiamo nel buio, però devo dire che da parte del comparto e da parte, io parlo per me ma posso parlare per i miei colleghi che lavorano da anni operosamente e laboriosamente sul litorale pestano, c'è grande positività, perché nonostante tutto abbiamo esempi di alcuni colleghi che hanno investito centinaia di migliaia di euro negli ultimi anni in strutture, in attrezzature, in beni strumentali, quindi la voglia di andare avanti, la voglia di crederci c'è. Il problema principale è che questa incertezza è già un danno psicologico per tutto e per tutti, non solo per noi concessionari di stabilimenti balneari, ma anche chi lavora dietro al settore. Quest'anno a Rimini c'è una fiera El San che è rinata fondamentalmente dopo questa proroga di 15 anni, ci sono stati begli ordini fatti che sono stati tutti annullati, quindi il danno per chi produce attrezzature, investe o qualsiasi altra cosa è stato rilevante. Lo stesso è per noi continuiamo perché fondamentalmente è triste quello che sto dicendo, siamo un po' abituati a questa incertezza, non si riesce a venire a capo ad una situazione che ha bisogno sicuramente di un riordino e di nuovi stimoli, ma va ripresa in toto per dare certezze ai concessionari esistenti, ma anche eventualmente un domani a chi dovrebbe vincere l'asta, se dovessimo andare all'asta. La realtà è che pure sui nuovi bandi dell'asta non c'è assolutamente chiarezza, non sappiamo se ci sarà un indennizzo, come verrà calcolato, non sappiamo che se tutto quello che noi abbiamo fatto, ci sono alcuni concessionari che hanno preso un pezzo di spiaggia che era degradato e l'hanno portato a far fare reddito. Noi siamo su una struttura, noi abbiamo in concessione la spiaggia in sé per sé non produce niente, non produce nemmeno l'insalata o quello che debba essere. Noi abbiamo creato un'attività sopra e adesso dobbiamo lavorare queste due stagioni sapendo che forse fra due anni non l'abbiamo più. Situazione sicuramente difficile. La barzelletta principale è che noi a Pestum abbiamo avuto la fortuna di avere un cambio di amministrazione a dir poco mostruoso. Abbiamo già sentito il nostro collega Pasquale che diceva che l'amministrazione ha fatto e sta facendo dei passi veramente magari non rilevanti per altri, però per noi il lungomare è stato un cambio, un volano favoloso, e ce ne saranno altri e probabilmente finiranno gli interventi sulla fascia costiera proprio il 2023.
fatto sta che noi ci ritroveremo magari ad avere quello che abbiamo sempre auspicato con questa, spero di sbagliarmi, questa tristezza dell'asta.